Nunzio Lanci, si ricomincia. Avevi detto, io comincio a mollare, cioè, ma non è vero niente, non è vero. La voglia matta ci sta sempre e poi ripartire con un obiettivo come quello della promozione è sempre uno stimolo in più. Sicuramente, la squadra è stata costruita per arrivare in fondo, poi vincere, ci sono bisogno di tanti fattori, però i presupposti sono questi. Cercheremo di fare del nostro meglio, l'entusiasmo non manca, la squadra è fatta da ragazzi che hanno sicuramente tanta voglia di dimostrare, tanta voglia di far bene, quindi insomma i presupposti ci sono per dare il meglio possibile. Nunzio, una gran bella squadra, lo sappiamo, con elementi di spicco, inutile che li ripetiamo per l'ennesima volta. Si è parlato anche di una panchina forse un po' corta, però bisogna soprattutto rigenerare la voglia matta di venire al Palasport a tifare in pavida Ortona. Ah, sicuramente anche l'acquisto di Marshall ha questo obiettivo qua, rivitalizzare un po' l'entusiasmo, riportare gente al palazzetto. La panchina è una panchina giusta per la serie A3, dove ci sono ragazzi sicuramente che possono abbinare esperienza anche se di campionati minori, ma con tanta voglia di dimostrare il loro valore. Quindi non siamo di meno a nessuno, sia anche nell'organico in generale. L'ultima domanda riguarda invece il campionato citato da te di A3. E, insomma, il livello è cresciuto sensibilmente da quando è nata questa A3 qualche anno fa e c'è tanta qualità in giro, quindi questo vi mette, diciamo così, in concorrenza con tante altre società. Sicuramente sì, poi il nostro girone secondo me è forse anche un po' più equilibrato verso l'alto, poi naturalmente ogni anno si parla di roster, si parla di campionati, si parla di classifiche, però poi è il campo a decretare quale sarà la squadra migliore a prescindere da giocatori con cui è composta, quindi non dobbiamo guardare né troppo avanti né pensare agli altri, ma pensare al nostro lavoro, pensare a quello che dobbiamo fare noi, al nostro gioco per cercare di esprimere una buona pallavolo. Io non ho mai visto vincere campionati a squadre che giocano non benissimo e quindi questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo avere rispetto di tutti, paura di nessuno, fare il nostro e cercare, ecco, di arrivare in fondo in tutte le manifestazioni che ci si presentano davanti.